Live Social. Amici di Radio News 24 e di Live Social, bentornati in nostra compagnia. Siamo questa sera con Francesco, Pietro, Luciani. Buonasera Francesco. Buonasera a tutti, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, sei presidente del Museo Ferroviario di Suno. Sì, sono presidente del Museo Ferroviario di Suno, sono qui per parlarvi di questa nostra realtà che è nata come associazione nel 2006 e ha visto l'apertura il 25 aprile del 2013 dopo che sono stati rinnovati tutti i locali della stazione appunto di Suno, che ospita appunto la collezione del museo. Siamo un gruppo di volontari che cercano sempre di mantenere vivo questo museo e offrendo sempre qualcosa di nuovo di volta in volta. Allora, facciamo un po' anche un discorso su quello che possiamo trovare in questo museo, di che storia ha anche, no? Storia in totale, ovviamente, che cosa ho, immagino, museo, no? Sì, allora, abbiamo tantissimo materiale di vario genere. Si può partire da quello un pochino più ludico e piacevole da vedere, diciamo, dal profano, che possono essere i modelli. Sì. Modelli, plastici, piccoli diorami, cose del genere. Mentre per gli appassionati un pochino più afferrati in materia si passa alla documentazione, a dei cimeli molto importanti a livello storico, riguardanti la ferrovia e i treni. È stato ricostruito uno scompartimento di una carrozza di terza classe, la cabina di una locomotiva elettrica. Abbiamo una vasta collezione di divise e cappelli di varie amministrazioni ferroviarie. Insomma, c'è tanta roba da vedere e tante storie da raccontare nel nostro museo, insomma. Allora, il tuo rapporto con le ferrovie in generale come nasce? Cioè, questa tua passione anche, immagino, no? Sì, è una passione, non è un lavoro. Sì. Io faccio tutt'altro, sono nel metalmeccanico e ho la passione delle ferrovie, così come tutti i volontari in questo momento sono tutti appassionati ma non lavoranti dentro le ferrovie. Abbiamo tutti questa passione e alla fine abbiamo deciso all'inizio che a furia di raccogliere cimeli forse era meglio poter dare l'opportunità a tutti di poterli vedere, anche perché avere troppo di questo materiale alla fine si era creato un accumulo che neanche noi stessi potevamo goderne, insomma. Certo. Quindi è nato così il museo ferroviario, che adesso tutti possono, ormai è un museo abbastanza affermato, è stato accreditato anche da quella che è la fondazione FS. Siamo sempre alla ricerca di nuovi volontari per chi volesse partecipare, di nuovi materiali per chi avesse materiale da donare. Sì. O dare anche solo incomodato da poter mostrare. Noi ci siamo e siamo molto disponibili e, diciamo, dinamici nel cambiare le nostre dinamiche per poter andare incontro alle varie opportunità che si presentano. Allora Francesco, ti ringrazio prima di tutto per essere stato con noi questa grazie sera. Grazie a te, grazie a tutti. Ti lascio un ultimo spazio se vuoi fare dei saluti o magari aggiungere qualcosa che reputi importante. Beh, saluto e ringrazio tutti i volontari che con me hanno permesso questo, tutto quello che è il Museo Ferroviario di Suno. Io ringrazio gli amici di Radio News 24 e di Live Social. Vi ricordo che le nostre interviste continuano su queste frequenze. Avete ovviamente la possibilità di vederle anche sulla pagina Facebook di Live Social Radio. Grazie ancora e buona serata. Ciao. Live Social.